Eravamo comunque giovani, ingenui, estremamente spontanei e un giorno ci svegliammo. Quando esplose la prima bomba a Savona il 30 aprile del 74, noi eravamo nella sede del manifesto a prepararci per la manifestazione del primo maggio. Noi giovani comunque abbiamo preso questa nostra reazione, eccetera, non dico come un gioco perché non è così, però in maniera sicuramente molto più leggera di quello che invece non provassero i nostri genitori o le persone di una certa età che avevano vissuto la guerra. La popolazione coinvolta nella vigilanza, anche notturna, sapete, di giorno, di notte, era H24, e è stata, cioè numericamente si parla di 10.000 persone, in una città di 60.000, 80.000, quello che fu, comunque 10.000 persone, vuol dire praticamente tutti. La gente era fortemente preoccupata, però non intimorita da non reagire, ecco. Non era un controllo di tipo militare, affatto, era una riappropriazione fisica di uno spazio che era prima di tutto sociale. Tu ti vedevi con altre persone e parlavi di questa cosa e intanto che parlavi stavi davanti al portone di casa tua a vedere che non arrivasse uno stronzo.